Benvenuti a Bari, welcome to Bari, bienvenue a Bari, benvenuti alla stazione di Torre Quetta, welcome to Torre Quetta Station, bienvenue à la gare de Torre Quetta. Scenderà qualcuno per andare al mare? Scende qualcuno? Eccolo qua, no? Buongiorno, quanta gente scende mediamente al giorno in questa stazione? Lei che la percorre? Non le sa dire. Non me ne sa dire. Qualcuno scenderà, no? Qualche volta qualcuno potrà scendere. Tenuta in condizioni un po' particolari, eh? C'è acqua, pipì. Siamo in orario giusto per denunciare lo stato di degrado di questa stazione. Tra tanti rendering, progetti futuri, probabilmente, almeno quello che si ha già, bisognerebbe tenerlo in una maniera un po' più decorosa, anche perché i sottopassi di questa stazione, ricordiamo Torre Quetta, piena stagione estiva, ne abbiamo parlato tantissime volte, sono una latrina. Bonjour, français, come ça va? Ça va bien, merci. Oh, le nostre due amiche francesi. Votre nom? Marie-Pierre. Marie-Pierre? Clarisse. Clarisse, io sono Antonio, bienvenue à Bari. Merci, bienvenue à Bari. Purtroppo l'accoglienza non è delle migliori, venite con me, vi facciamo vedere une chose très jolie. D'accord. Très jolie. Elle est très jolie. attention. Bienvenue à Bari, anche le turiste francesi. Raso al muro, sotto, diciamo noi qui, sotto al muro. Eccolo qua. Questo è un posto désagréable, giusto? Sì, lo dicono anche loro. Emiliano, scendi dalla regione, vieni a vedere come sta combinata la stazione di Torre Quetta. Senti pure lei l'odore di urina. No, e se ne scappa. Altro, anche il passaggio. Non, è pericoloso, è buio, non smette la mano. Come al solito. Degrado. L'ultima volta che siamo venuti almeno hanno tagliato un po' con l'erba, giusto per dare una lavata di faccia. Questa è la prima volta che vengo a sperimentare. E ci verrà ancora? Ah, è comodo per andare a Torre Quetta. Chiaro. Ma lei va a Torre Quetta? Qualche volta sì. E passa dal sottovia. No, questa prima volta per vedere. Ah, ma abbiamo scoperto il sottovia di Torre Quetta. I colleghi della regione. Poi il fatto vero è che siamo proprio di fronte alla sede della regione. Questa di fatto è la stazione dei dipendenti regionali. La sede della regione. Lì c'è proprio il cancello che è direttamente nella sede della regione. No, guardi che bella quella struttura hanno fatto, no? Quel consiglio regionale. Ma io ci lavoro là. Lei è un dipendente regionale. Certo. Ma andrà nella nuova struttura? Lei, no, lei sta in via Genti, quella. Qua che cosa, l'assessorato, lei è un dipendente, funzionario? Sono un funzionario. Funziona? Lei che è un funzionario, funziona? Funziona, quando deve funzionare. È un po' indecoroso, sì. No? Ha un appalto con una ditta di Foggia. Per sì, la manutenzione? Per la manutenzione che non viene mai effettuata. E però hanno tagliato l'erba. Sì, solo qua. Si sono lavato la faccia. L'irrigazione è stata ripristinata, okay. Però l'acqua non c'è. C'è che è rotta la pompa. La pompa è sempre rotta, voglio. E nel sottopasso va? No, c'è allagato, se va giù è allagato di acqua. Ma si sente puzza di piscio, non è che è fondo. No, è proprio allagato. Allagato. No, ma si sente puzza di piscio. Sì, qualcuno sicuramente pisce. Andate a approfittare, se è tanta acqua che si confonde con la però mia. Se vai giù, se andiamo giù, sì, si vede proprio. Andiamo, come no? Sì, portaci. Poi salve. Ciao, rega. Ecco, noi possiamo vedere come... E come siamo venuti qualche mese fa, è la stessa cosa adesso. Il quotidiano italiano e Mico desiderano che questo posto possa essere mantenuto, pulito. Anche perché ci sono i costi che la regione sta stanziando. La regione che è stata di fronte. Quindi, Presidente, scendi un attimo. Michelone. Scendi un attimo e vieni a vedere. Quindi noi... Rispondi al telefono, Michele. Dici che quello ce l'ha di tutti, il telefono risponde a tutti, lo manda a tutti. No, vabbè, tu sei di destra mi vuoi trascinare in questa strumentalizzazione. Allora, vai, dammi la mano, Nico. Vai. Desideriamo che questo posto venga mantenuto. Vai. Via. Oh, se l'inghiottì profondo. Però i sensori della luce funzionano. Sì. Come siamo scesi, pam! Sì. Si è accesa la luce. Sono attivati. Le telecamere. Vediamo, aspetta, vediamo. Le telecamere. Oh, ciao! Michele. Salutiamo Michele. Michelone, ciao! Michelone, dai! Guarda che porcizia che è qui, dai! Veramente una sporcizia. Poi con la polvere, l'acqua fa il fango, la fanghiglia. Sì.
Troveremo anche delle queste rane. Qua non corrono più le mani, no? Perché no, se metti la mano rischi grosso. Un tetano te lo becchi, dai. Vabbè. Per chi non è vaccinato, ovviamente. Non è. Vuoi vedere che è Michele? Michele. No, non è Michele. Vabbè, buona continuazione, arrivederci. Ciao. Arrivederci. Ciao.